Sawadee krap, pompi fan, e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Camper. Intanto in Camper, per adesso ci andiamo solo il pomeriggio perché eh sì, sto aspettando, come sapete, insomma, che venga il mio turno per finire le sistemazioni e poi sto anche aspettando, insomma, che si sblocchi la zona e poi dopo vedremo un po' quello che potremo fare. Nel frattempo, un attimo che aziono OBS. Nel frattempo, volevo intrattenervi con quello, diciamo, che sto facendo. Vi ricordate che prima c'avevo la rubrica per quanto riguarda le crypto in camper? Ecco, adesso non lo sto facendo più questa rubrica qua, però insomma continuo sempre ad aggiornare a che punto sono, anche perché da come va, da come andrà, questa rubrica, diciamo, potremo andare o meno in Thailandia. Volevo dire, allora, avviamo la registrazione e andiamo a vedere un po' a che punto siamo. Ecco, il sito è rimasto abbastanza grezzo, nel senso che il prototipo che vi avevo fatto vedere qualche giorno, qualche settimana fa, non mi ci sono applicato. Dovrei mettermi là a studiare la situazione. Comunque, da questo sito si può vedere, qua alla colonna last abbiamo l'ultimo prezzo per quanto riguarda i Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Stellar e OMISA in Go. Ora, l'ultimo prezzo, d'accordo, poi abbiamo la quantità che io attualmente ho in portafoglio, e quindi ho 5.000, cioè 5.000, 5 milioni e passa di Satoshi, o 18 milioni e passa di Satoshi di Ethereum Oshi, 1,67, quasi 68 di Litecoin, e via scorrendo. Quindi questi sono i vari, insomma, le varie quantità. Questo è il prezzo medio al quale io ho comprato queste criptovalute, che è abbastanza elevato. Quindi, insomma, non è proprio poco, ma insomma. E poi abbiamo qua l'ultima colonna, è il profit. Per cui abbiamo detto che per quanto riguarda il Bitcoin, sto guadagnando 386 euro, per quanto riguarda Ethereum 21 euro, Litecoin 11 euro, Bitcoin Cash sono sotto di 16 euro, quindi sto perdendo 16 euro, EOS sto perdendo 43 centesimi, Stellar attualmente sto perdendo 9,60 centesimi, e OMISA in Go sto guadagnando 49 euro. Considerando che OMISA in Go ne ho comprato 150, sono sopra del 30%, non è male. In totale, ragazzi, facendo la somma dei profitti, dei guadagni, su quasi 3.000 euro investiti, 3.000 e qualcosa, sono su di, no, non 3.000 e qualcosa, 3.000 meno qualcosa, perché adesso sono arrivato a comprare Bitcoin con 10 euro, quindi ne ho ancora per qualche giorno e poi ho finito. Ho un profitto di circa 443 euro. Quindi a fronte di quasi 3.000 euro, quindi sono quasi il 13%, 13-14% di guadagno da quando iniziamo, da gennaio, da fine gennaio ad adesso, fine marzo, quindi in 2 mesi ho fatto il 14%. Beh, ma tanto io qua aspetto il tempo del balzero e vedremo un po' quello che succede. Beh, terminiamo la registrazione. Come stavo dicendo, ragazzi, quindi questo è a che punto siamo con le cripto. Ora poi, quando c'ho il tempo, ragazzi, mi dedicherò un po' a modificare l'aspetto del sito, poi magari darò l'indirizzo
insomma, vabbè, l'indirizzo non è un segreto, potete andare, tanto non è collegato a nessun conto, c'è chiunque può collegarsi e vedere. Comunque lo volevo modificare un po' meglio, volevo mettere anche la percentuale di guadagno, insomma, farlo un po' decente, modificarlo in maniera tale che sia scalabile, insomma, se lo vedi sul computer con un certo schermo si vede in un modo, se lo vedi sul tablet si vede in un altro modo, se lo vedi sul cellulare a seconda di come lo tieni, se lo tieni in modalità profilo, modalità, come si chiama? Ritratto o modalità landscape, cioè lo vedi in maniera diversa, ecco. Così tutto qua, volevo fare questo. Anyway. Per quanto riguarda Mutong, adesso poi andrò su Mutong più tardi, quindi intanto adesso volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social. Inoltre volevo anche invitarvi, se volete, andare giù in descrizione e a guardare i link di Amazon. Sono dei link dei vari prodotti che ho messo sul camper, come il disgregante per il WC a cassetta, o che so, il pannello solare da 280 watt policristallino, come si chiamano, i regolatori di carica MPPT e via discorrendo. Insomma, ho fatto un sacco di acquisti, batterie a litio, litio e magari batterie AGM da 140 ampere ora l'una e via discorrendo, ragazzi, parallelatore, tante cose ho comprato, quindi potrebbero essere utili questi link per chi vuole comprare queste cose. Ma più importante di questi link qua è il link che io adoro, è il link mandatemi a quel paese, che è il link della mia paginetta PayPal per le donazioni. Quindi seguendo questo link, se vi si apre questa paginetta, voi potete fare una donazione, 1 euro, 10 euro, 1000 euro, quello che volete, ragazzi. Ma va bene, comunque chiunque faccia una donazione potrà trovare. Poi lo ringrazierò nei video successivi e segnerò il suo nome diciamo nello schermo, mandarmi a quel paese dove già ho segnato il canale La Meccanica che già mi ha sponsorizzato. E quindi anche voi potrete essere sponsorizzati, cioè potrete essere segnati fra gli sponsor, ecco, fra i donatori, i donatori AB negativo, ragazzi. Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo su Mutong, dai! Allora. Ah, c'è il mio cagnolino fuori, il mio cagnolino, insomma. Il cane del vicino che mi adora, che io adoro, ma come vi ho fatto vedere ieri, dove siete ragazzi? Eccovi qua. Come vi ho fatto vedere ieri, porta è chiusa, ho portato la cassetta del WC a casa e oggi per svuotarla e pulirla. E oggi la riporto. Dove sei? Dove sei? Qua, eccola. Bella leggera, una passeggiata di salute, la riporto sul camper. Quindi ci vediamo su Mutong, ragazzi. Sto arrivando, il tempo della strada. Maremmane. Vabbè, ragazzi, il sole negli occhi fa questo effetto. Ogni volta che mi arriva il sole negli occhi io tendo a starnutire. Così meglio, sì. Purtroppo, ragazzi, con la mano destra sto tenendo. Eccoci qua su Mutong. Adesso reinseriamo se riesco a tenerlo. Allora, lo appoggiamo così. Perfetto, l'abbiamo appoggiato. Si vede? Bene. Mettiamo la chiave. Ce l'ho. Eccolo qua. La chiave era quella che apre anche.
le altre cose. Bene. Allora, vi giro, ragazzi, che forse è meglio. Sì, è molto meglio, sì, decisamente. Vediamo. No. Sì, perfetto. Ok. Bene, bene. Bene, ci abbiamo questi che io non ho adoperato e li metto qua sul portabiciclette. Poi prendiamo questa, la infiliamo con una mano sola, ragazzi, con una mano sola. Ok. E ci dovremmo essere così, no? Che dite? Così è meglio? Si vede meglio? Sì. Riprendiamo questi e li rimettiamo qua. Ecco fatto, così possiamo chiudere. Parararam, parararam. Yonai. Ok. Devo rifarmi qua il portachiavi, ma lo devo sistemare un po' meglio. Ok, qua chiuso. Perfetto. Andiamo su Mutong. Sembra che regga. E apriamo questa. Voilà! E poi dove sei? Eccoti. Apriamo anche questa. Vedi? Ah, ce l'abbiamo fatta. Ah, bene, bene. Oggi è una giornata stupenda. Alle ore 9 di mattina su Mutong c'erano 11 gradi. Adesso sono passati 2 minuti, il tempo mi sono tolto la giacca. Insomma, quello che resta della giacca ormai la posso andare a buttare perché si sta staccando la manica. Quindi per fortuna siamo arrivati quasi ad aprile e quindi adesso inizierò a cambiare giacche. Diciamo che l'ho sfruttata per quasi 15 anni questa giacca. Dicevo, adesso già ci sono quasi 12 gradi. Sono 11,9 che fra qualche secondo saranno 12 gradi, esatto. Grazie alla mia presenza sta salendo. Niente, abbiamo messo dentro il WC a cassetta, che è una cosa bellissima. Nel senso che il problema del WC a cassetta è che occorre trovare i posti, le aree soste dove poterli svuotare. Perché non si possono svuotare dove capita, perché ovviamente c'è un materiale chimico che andrebbe a inquinare pesantemente il terreno dove viene scaricato, per cui bisogna scaricarlo nelle fogne o in appositi contenitori che raccolgono appunto questo tipo di rifiuti, le acque nere fondamentalmente con sostanze chimiche e quant'altro. Per cui questo, che poi portano alle fogne sicuramente, cioè, ci sono altri modi di smaltimento. Per cui questo, infatti, una cosa che ho notato in alcuni YouTuber che si occupano di camper è che qualcuno di questo non fa mistero di adoperare i sacchetti di plastica da mettere nel bagno, fondamentalmente, per, diciamo, per fare cacca. Ecco. Si raccoglie, si mette il sacchetto nella tazza, fai quello che devi fare, poi lo prendi, lo chiudi. È come se un cane di grossa taglia avesse fatto i suoi bisogni. Fondamentalmente, cioè, che differenza c'è fra te e il tuo cane? Magari io ho intenzione di prendere un cane di grossa taglia sui 35-40 kg. Io sono quasi 80, però insomma, il doppio. E non c'è, quindi è con questo eviti di riempire a dismisura la cassetta. Inoltre, per quanto riguarda la pipì, molti youtuber non fanno segreto che quando sono in libera vanno tranquillamente nei boschi e fanno, insomma, c'è un alberello, un arbusto, perché noi abbiamo bisogno di mettere qua, di mirare a qualcosa, ragazzi. Non siamo mica come le donne che, insomma, loro fanno un po' dove gli pare. Noi maschi ci abbiamo sto tarlo che dobbiamo avere un obiettivo davanti a cui puntare, psh, e sparare. Tu in un deserto e tu te la tieni perché non hai dove, nemmeno un ciottolino dove farla, capito? Cioè dice il ciottolino, miro il ciottolino, no, no, ecco.
Ah, a proposito di ciottolino, mirare e cassetta, venite un attimo con me, venite un attimo con me. Bene, bene, bene. Ah, eccolo qua. Allora, vediamo dov'è. Eccolo. Adesso mettiamo il disgregante, così è pronto per... Solo che con una mano sola, ragazzi, non ce la faccio. Per cui ci mettiamo da qualche parte più comoda, tipo per esempio qua, e vi appoggio da qualche altra parte abbastanza comoda. Vi giro così è più facile, dai. Ci... Boh. Siamo? Si vede? Sì, si vede, dai. Ah, l'avevo chiusa alla bip di cane. Perfetto. Apriamo la tazza. Vi riprendo, ragazzi, e vi rigiro. Eccoci. Quindi, allora, come mi viene meglio? Con la mano destra? Non lo so, beh, facciamo intanto che prendo con la mano sinistra. Metto dentro. Eccolo. Un po' d'acqua. Ah, perché la pompa è chiusa, ragazzi, scusate. Apriamo un attimo la pompa. Ecco qua. Facciamo caricare un po' d'acqua. Nel frattempo che carica, ecco, ha già finito di caricare. Bene, bene. Ha finito di caricare. E beh, l'acqua. È l'acqua, ragazzi. Quindi abbiamo scaricato, ma l'acqua non... No? Perché l'acqua no? Perché l'acqua no, ragazzi? Ah, forse nell'infilare la cassetta l'ho messa male? Andiamo fuori un attimo a vedere come ho messo la cassetta, ragazzi, un attimo. Allora. Ma secondo me è un problema di... Sì. Vedremo, ragazzi, vedremo. Vedremo che cosa ho combinato. Ah. Può essere, vedi, qua c'è il tubo dell'acqua. Può essere che ho toccato qualcosa nel tubo. Qua l'appoggiamo qua. Certo, sono con una mano sola, ragazzi. Sono con una mano sola. Non lo so. Allora, tiriamolo fuori e vediamo un po' cosa c'è qua. Ecco. No, tecnicamente questo non c'entra. Tecnicamente questo non c'entra. L'acqua. Sì, perché da qua parte l'acqua che arriva nella tazza, sopra, arriva nella tazza. E poi là c'è la ghigliottina. E quindi cosa ho toccato? Cos'è che non gli piace adesso? Cos'è che non gli piace? Boh, non lo so ragazzi, rimettiamo il tutto e proviamo un'altra volta, dai. Ok, riproviamo. Ah, è rimasto aperto. Ok, chiuso. A mi me gusta ballare limbo beltà. A mi me gusta. Opla. Nì. Ok. Bene, ormai si chiude bene, quindi è stata solo una defiance. Oh, salve ragazzi. Mo' che lavoro, ci togliamo la mascherina e andiamo in bagno. Allora, vediamo intanto qua se funziona l'acqua. Questa funziona. E adesso vediamo qua perché non dovrebbe funzionare questa. Questo funziona. E non mi funziona l'acqua, ragazzi. Allora, qua. I? Dov'è I? Ah, I. Allora, mettilo, ecco. Risciacquo. Risciacquo. Spingere il pulsante. Quindi spingendo il pulsante dovrebbe uscire l'acqua, ragazzi. Ma perché non esce? Perché
perché non esce, ragazzi? Perché non esce? Così si apre la ghigliottina. Ma non... Niente. Ragazzi, non lo so mica cosa si è potuto chiudere per non farmi uscire l'acqua. Non lo so. Dove... Però la cosa bella è che è tutto verde qua, ragazzi. Allora, perché non mi esce l'acqua? Allora, l'acqua... Ricapitolando. Vediamo qua. Riaccendiamo. Nel frattempo ci sono i lavori, se sentite. La ghigliottina. Premendo, non esce più niente. Certo, è quasi un mese che non l'adoperavo. Ai. Sbattuto nella doccia. Qua il rubinetto funziona, quindi ovviamente al rubinetto arriva l'acqua, ma al bagno no. Perché non arriva l'acqua al bagno? Ci penseremo dopo, dai, al limite, ma si vede sfocato, ragazzi. Al limite poi proverò a chiedere se c'è un modo per risolvere il problema, dai. Niente, ragazzi, non funziona, non so che dire, perché non esce l'acqua dal... Perché non esce l'acqua? Non lo so, qua è la pompa, ho fatto ricaricare, ma non era un problema di pompa, era solo un problema di... non è un problema di pompa, perché la pompa ha aspirato l'acqua, l'ha portata in pressione nei vari tubi, ma non esce. E quindi non so esattamente, non so perché non esce, ragazzi, non ho idea. Anyway, io anche stanotte ho sognato, forse, se mi ricordo ve lo racconto. Quindi, angolo della smorfia. Allora, stanotte ho sognato che compravo un'auto, che era un camper, che era un'auto, non lo so, ed ero a casa di mia zia. Io e mia zia abitavamo sopra e sotto, quando noi stavamo sopra e mia zia stava sotto. Quindi era a casa di mia zia e niente, mia zia mi chiedeva: ma cosa hai comprato? Perché hai comprato questo tipo di veicolo? Cosa, come mai? E su e giù, ogni tanto spuntava qualche cugino da qualche parte, insomma, passavano, non si fermavano nemmeno a salutare, andavano dritti dove dovevano andare. E poi a un certo punto, mentre stavo parlando con mia zia, alzo su la testa e vedo che c'era un buco nel pavimento, e mio padre che sporgeva la testa guardando, sentendo quello che stavamo dicendo noi. Ho detto: ciao papà, ma perché non vieni giù? Cioè, scusa, perché ti devi mettere con la testa nel buco per guardare? Vieni giù. E niente, poi tutto un tratto da lì mi sono trovato che stavo arrivando, che avevo attraversato il confine con la Thailandia, no? E non, ero in macchina, ma per me era un camper, non so esattamente dove ero. Ho passato il confine con la Thailandia e sono arrivato a Chiang Mai, che non so perché io quando sogno Chiang Mai mi sembra sempre tipo Ortigia, quindi vicino al mare, insomma, è così. Chiang Mai è sulle colline, quindi non è vicino al mare, è più vicino al Myanmar che altro. Comunque,
E quindi niente, sono arrivato a Chiang Mai, vado a trovare subito la mia sorellina, come se io fossi con altra gente straniera, altra gente forse italiana. Cioè andiamo a trovare Hang, la mia sorellina, andiamo a trovare questa mia sorellina. La mia sorellina non mi ha manco salutato a distanza e c'ero io, quest'altro italiano, non so se era italiano da qualche altra parte, poi c'era mia sorella, qualche altra ragazza thailandese e dice andiamo nel negozio di una donna thailandese che io conoscevo benissimo, ma che non so chi fosse. Io la conoscevo benissimo, come se fosse una della famiglia, ma non so chi fosse. Quindi siamo andati in questo negozio che era praticamente un metro per un metro, dove c'era una sedia, c'era seduta solamente lei in questo negozio. E lei mi diceva: vabbè, lascia il borsone, lascialo nel negozio di fronte, perché se no non c'entriamo. Quindi vado nel negozio di fronte, lascio il borsone. Poi torno da lei, dice niente, adesso aspetta qua fino a quando Hang. E io pensavo, ma Hang, la mia sorellina, cioè mi ha visto, in genere noi quando ci vediamo, ah, ciao, come stai? Baci, abbracci. Mi ha guardato come fosse un estraneo. Boh, non lo so, non lo so. Un altro sogno strano, ragazzi, un altro sogno strano. Bene, vedi che c'è abbastanza luce e quando mai? C'è abbastanza luce e c'ho solamente una finestrella aperta, da evitare anche l'illuminazione artificiale. Quindi ottimo. Ottimo, ragazzi, veramente ottimo. Allora, mi rimane il problema che non mi arriva acqua alla tazza del gabinetto. E quindi, ovviamente, questo problema non è da poco. Perché non mi arriva acqua nella tazza del gabinetto? Adesso oggi chiamerò Emiliano e vedrò di chiedergli se mi può spiegare come mai, se lui sa, perché l'ultima volta che chiesi per quanto riguarda la truma che non mi funzionava, lui mi disse prova a cambiare le batterie. Le ho cambiate e è partita. Quindi così è una via di mezzo fra trapano e martelletto pneumatico. Ma d'altro canto abbiamo un cantiere a circa 200 metri da qua. Vabbè, comunque. Comunque, ragazzi. E quindi magari chiedendo a Emiliano mi sa dare qualche imbeccata che mi può fare. Non che lo adopererei perché adesso sono a casa, quindi se prima, insomma, quando dormivo su Mutong facevo pipì nelle bottiglie, poi il resto lo facevo a casa. Adesso che dormo a casa, insomma, non ho bisogno di venire ad operare i servizi qua su Mutong. Però, perché non funziona? Deve funzionare, perché all'occorrenza deve funzionare. Io non ho chiuso niente, anche perché non saprei come chiudere l'acqua, no? Non avrei idea di come si chiude l'acqua. E quindi non... Perché si è chiusa l'acqua? Perché non esce l'acqua? Mistero, mistero, parararararam, pararam. Vabbè, ragazzi, Cocumacrap per avermi seguito fino a questo momento. Volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video, che spero che saranno sempre più su Mutong e meno a casa. Comunque, dicevo. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e sempre, se volete, a condividerlo sui vostri social, che male non è. Non è, non fa, non vi fa, non, insomma, non è male. Volevo invitarvi ad andare giù in descrizione a guardare i vari link, per quanto riguarda i vari prodotti che ho comprato su Mutong e vediamo se dovrò cambiare la pompa, perché mi sa, la pompa dell'acqua, perché mi sa che no, no, la pompa dell'acqua funziona. I rubinetti funzionano, è solo la tazza del bagno che funziona, quindi vedremo. E quindi comunque potrete vedere i regolatori di carica, qua vi faccio vedere. Si vedono? I due MPPT, quello da 10 ampere e questo da 30 ampere, quindi si vedono. Poi ho preso le due batterie
AGM, vediamo se riesco a inclinarvi, ragazzi. Ecco qua le due batterie. Poi ho preso dov'è? Il parallelatore con l'app che vi fa vedere la quantità residua nelle batterie nel cellulare, che dovrò tutto montare questo appena Emiliano mi dà il via libera. Anyway, ragazzi, quindi andate a vedere questi link dove sicuramente potrete trovare quello che cose che potrebbero essere utili per voi: pannello solare 280 watt, un policristallino e tante altre cose importanti, cinebasto, e poi chi più ne ha più ne metta. Inoltre, una cosa a cui tengo tantissimo è se andate a vedere il link "mandatemi a quel paese", che vi collega direttamente con la mia pagina PayPal, dove potete fare una donazione. Oh, che brutta cosa sta parola, donazione. La donazione, potete fare una donazione, quindi se volete, e ogni centesimo di donazione mi avvicinerà alla Thailandia di qualche metro, mi toglierà qualche metro dal percorso per andare in Thailandia, per cui se volete potete donare, se no fa niente, ragazzi, non ha importanza. Bene, detto questo, ragazzi, Kokuma Crap, vi voglio bene, ai miei non-haters voglio molto bene, e Leopogamai Puni, ci vediamo domani.